Ciao ragazzi, sono Grax, bentornati su Clash of Clans, quest'oggi quinto sneak peek. Esattamente, siamo tornati a Bombissima nell'app sviluppatore e ci troviamo nella stessa situazione del precedente episodio. Molti di voi ieri mi hanno chiesto giustamente: Grax, ma lo sneak peek non lo porti? Ho preferito saltarlo e portare Clash Royale perché c'era poca roba da trattare. Quest'oggi invece parleremo di un argomento molto interessante, ovvero tutto quello che riguarda le truppe per il municipio livello 12. Di cosa sto parlando? Nuovi accampamenti, nuovo castello del clan, tutti i nuovi livelli disponibili all'interno del laboratorio livello 10 ed infine i nuovi livelli degli eroi, perché sì, a livello 12 gli eroi a livello 50 non sono maxati. Lo stesso vale per il Grax sorvegliante a livello 20. Però da cosa cominciamo? Ovviamente dal like, ragazzuoli, mi raccomando, 7000 like entro stasera e domani alle 14 vi porto il sesto sneak peek. Vi posso tranquillamente anticipare il miglior sneak peek di tutto l'aggiornamento. E non so, ragazzuoli, se avete notato il nuovo cappellino, andranno in produzione quelli probabilmente con la visiera piatta. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Banda alle ciance, stavolta cominciamo davvero. Secondo me possiamo partire dalle strutture. Che ne dite? Yes! Tutti quanti gli accampamenti si potranno fare a livello 10. Per il momento sono di livello 9 come quelli del TH11. Facendo l'upgrade a livello 10, che costa 9 milioni, attenzione ragazzi, questi costi prendeteli con le pinze perché potrebbero cambiare fino all'uscita ufficiale dell'aggiornamento, sblocchiamo questo nuovo accampamento che ci dà la possibilità di contenere 70 truppe. Occhio, 70 truppe ad accampamento, quindi per un totale di 280 truppe. Peccato che non siano 300. Messo sotto lo gemmiamo quanto è bello gemmare, ragazzi, qui sull'applicazione sviluppatore, ci tengo a precisarlo. Facciamo anche gli altri al volo e vediamo tutti e quattro gli accampamenti a livello 10. Ne mancano esattamente due. L'ultimo lo facciamo con l'artefatto. Totale 280 posti. Per quanto riguarda il design, mi piace. Anche se ad essere sincero mi sembra più un design, fermi, lo sto spostando, da secondo villaggio, proprio così a naso. Sono carini lo stesso, ci mancherebbe. Andiamo ora invece al castello del clan. Per il momento di livello 7 come per il TH11. Che cosa succede se lo andiamo a potenziare con 12 milioni di oro? Ovviamente cambia il design stile municipio livello 12 e aumenta finalmente la capacità di truppe, ferma dal municipio livello 10 a 35. Si potranno richiedere dopo tantissimo tempo, il sogno di tutti, ben due draghi contemporaneamente nello stesso castello del clan. Qualcosa di letteralmente pazzesco. Cioè, guardate quanti concini ci sono sotto, sono talmente tante che le hanno ristrette, non c'entrano più. Noi andiamo a boostare con il libro onnisciente. Eccolo qua, castello di livello 8, 0 su 40. E questo, raga, con il TH12 ci sta alla perfezione. Richiediamo le truppe e vi voglio anche dire che le macchine d'assedio rimangono sempre una. Ci mancherebbe, altrimenti sarebbe troppo OP. Prima di passare a tutti i nuovi design delle truppe, ci facciamo al volo gli eroi maxati. Ed eccolo qua, King a livello 59 da portare insieme a livello 60 per sbloccare, no, in pattuglia, per sbloccare l'abilità esattamente a livello 12. Considerata a livello 12, evoca 28 unità e queste sono le statistiche. Pazzesco. Tac, Queen, livello 60. Abilità a livello 12, rimarrà invisibile per 5,8 secondi, è troppo OP. Evoca 16 unità ed infine incremento del danno di 1120. Un applauso alla Queen. Finalmente Gandalf a livello 30. Vediamo le statistiche. Abilità a livello 6. Incremento PS del 70%. PS massimo 425. Tutti saranno invulnerabili per 6 secondi. Non ho parole. Ragazzi, con questi eroi si scriverà la storia di Clash of Clans. Se non erro, ci mancano le truppe e abbiamo finito. Ovviamente dobbiamo andare nel laboratorio. Però, ragazzi, prima di upparlo a livello 10, cioè il laboratorio disponibile per il livello 12 di municipio, voglio farvi vedere il contenuto di quello di livello 9. Perché, ragazzi, ci sono due upgrade nuovi che prima non si potevano fare al municipio livello 11. Sto parlando dei barbari a livello 8 e arcieri a livello 9. Upgrade fantastici per il farming, soprattutto per me. Eccoli qua, abbiamo finalmente maxato il laboratorio a livello 9. Mi sa che ho fatto vedere un piccolo spoiler, ragazzi. Questo che cos'è?
Ragazzi, ma quello che cos'è? Vi ripeto, 7000 like e torneremo a bombissima con lo sneak peek di domani. Fantasticate qui sotto nei commenti. Fermi tutti, chiudiamo tutto. Andiamo a fare subito il lab a livello 10. Tac, 8 giorni. Lo gemmiamo. Ci permetterà di fare una marea di nuovi livelli. Quasi tutto, tranne i curatori, goblin, barbari arcieri che abbiamo fatto prima e le pozioni. Le pozioni rimangono più o meno uguali. Ragazzi, cambia il design anche della gelo, ora che costa solo uno spazio. Si potrà fare addirittura a livello 7, la facciamo subito, tac, gelo a livello 7. Ultima pozione possibile, quella degli scheletrini a livello 5. Prima di andare con le altre truppe però voglio farvi vedere i design dei nuovi barbari e arcieri. Tac, li mettiamo in produzione, gemmiamo tutto ed eccoli qua. No ragazzi, no. No, il barbaretto con il caschetto peloso. No, è spettacolare, è fighissimo. Lo stesso vale per il piccolo arciere che si mette in mostra adesso. E saluto. No, ragazzi, carinissimo. Guardate, ragazzuoli, il mantello verde e oro. Solo applausi. Andiamo ora con le altre truppe. Cominciamo dai gigantozzi a livello 9. Tac, li abbiamo fatti subito. Eccolo che cammina con questa barba rifatta, molto molto strana, e le spalline di bronzo. Ci sta. Però secondo me non conviene farle singole. Le facciamo prima tutte, me le devo ricordare. Abbiamo i bombaroli a livello 8. Abbiamo anche le mongolfiere a livello 8. Nel frattempo, ragazzi, scrinnate sulle statistiche se vi fanno comodo. Maghetti di livello 9, draghi a livello 7. Pazzeschi. E anche i Pekka addirittura a livello 8. Sono curiosissimo di vederli ancora, ragazzi, non li ho mai visti. Mi sa che le abbiamo fatte tutte per quanto riguarda le visir. Ci vediamo queste. Mi sa che le abbiamo tutte qua. Il bombarolo rimane più o meno lo stesso, sempre con il bariletto esplosivo. Il draghetto, anche questo più o meno è simile, con le ali blu e la lingua viola. Ragazzi, mongolfiere e drago, pazzeschi. La mongolfiera rossa e il drago rosso sono davvero stupendi. Il maghetto invece prende una sorta di vestaglia viola. Fermi che in questo momento il Pekka è glissato. C'è la mongolfiera proprio lì di fronte. Pekka, fatti vedere, esci fuori. Vabbè, anche il Pekka molto simile, solamente con le corna arancioni. Andiamo con le altre truppe subito. Abbiamo gli sgherri da portare a livello 8. Domatori a livello 8, sono curiosissimo. Le valchirie a livello 7, golem di livello 8, witch a livello 4, mastini di livello 5 ed infine bocciatori a livello 4. Non è vero, non è la fine, possiamo anche portare le macchine d'assedio a livello 3 entrambe, solamente grazie al laboratorio di livello 10. Questi qua sono i nuovi design delle macchine d'assedio, l'ariete spacca di brutto, mentre questi qua a sinistra sono i nuovi design delle truppe. Ragazzi, il domatore con il martello d'oro, non ci voglio credere. Ma soprattutto il golem con questi cristalli azzurri sembra di ghiaccio. Bellissimo. Però se non erro mi sa che c'è qualche truppa fuori. Infatti il bocciatore a livello 4 che ha tipo delle scaglie sul masso arancioni. Ragazzi, per questo sneak peek è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Non ci sono altre truppe, no? Fatemi sapere qual è il vostro design di ultimo livello preferito qui sotto. Noi ci vediamo domani con uno sneak peek pazzesco. Vi ricordo un bel pollice in su. Buona giornata e soprattutto buone vacanze a tutti. Mi sa che oggi era l'ultimo giorno di scuola. Mi raccomando, divertitevi. Un abbraccio e un saluto da una Grax. Ciao a tutti ragazzi.